Cos'è questa storia? Che significa? Bravi! Molto bene! Siete stati bravissimi, fantastici! Ottima recitazione! Non trova che sia venuta bene questa scena? Quale scena? La scena! Oh, beh, la scena del bacio appassionato che si trova alla pagina 40 di un libro che sta... di un corto che vorrebbe fare Nicolas. Così gli ho chiesto di provare questa parte. Secondo me, Mattias e Maya l'hanno resa abbastanza bene, anche se forse non era molto verosimile, quello sì. Pensi eh? Che io sia completamente scemo o idiota? No, ma a volte le viene abbastanza bene. Vattene. Oh, no, ma ecco, io vattene. Vorrei... Per quanto riguarda voi due... Ehi, un momento, perché me ne devo andare? Senta, questa è la mia camera e se vuole parlargli vada da un'altra parte. Questa mi sembra una prepotenza, quindi... Ci ho provato, ragazzi, peccato. Federico, io voglio spiegarti. Tu e io ne parleremo dopo. Ora vattene. No, ma... Vattene! Tu hai una ragione per quello che è appena successo. No, oh, ragazzi, è andato tutto all'aria, non possiamo fare più niente. Mangiamo, beviamo e godiamoci la vita perché è tutto finito. Franco! Okay. Federico ci ha visti! Chi? Mattias e me! Che sciagura! Oh, povero Franco, è terribile! Povero Franco, come mi dispiace! Ah, ma fermila. Che cosa terribile! Che cosa ha visto? Federico ha visto Maya e Mattias che si salutavano in un modo molto... molto focoso, affettuoso, insomma, loro ma si sono baciati con Mattias. Oh no, sì. Federico vi ha scoperto. Va bene, adesso sarà meglio che ve ne andiate tutti perché qui tra poco scorrerà del sangue. Senti, Maya, io sono contento perché giunti a questo punto era ora che Federico lo sapesse. Ma andiamo, Nicolas, non fare così, aiutami, ti prego. Qualcuno può spiegarmi dov'è la tragedia, per La tragedia è che Mattias è il migliore amico di Federico e Mattias ha 25 anni mentre Maya 15. E con questo? Quando avevo 15 anni stavo con una trentenne e non è successo niente. L'Unione Europea non è crollata. Bravo, tu sì che conosci la vita. Voi potete andarvene, per favore. Maya, perché non c'è detto niente? Andiamo? Vieni via. No, no, non me ne vado. Perché? Non creare altri problemi, ce ne sono già abbastanza. Non posso lasciare Maya sola in questa situazione. Maya, sarebbe meglio se... Oh, santo cielo, no, vieni, Valentina. Ma non sarebbe meglio che venisse a... Valentina! No, non ci posso credere, Mattias è un pervertito. Povera Maya, povera ragazza. Sì, povera non ragazza. È un pervertito. Lascia stare Maya e non abbracciare Sofia. Da non è il momento di fare scenate. Beh, ora non mettetevi a litigare, ve lo chiedo per favore. Andatevene e domani guardate il telegiornale perché qui oggi morirà qualcuno. Era meglio restare. Oh, santo cielo. Ti prego, fatina degli assassini. Ferma Federico perché sennò domani gli daranno l'ergastolo. Innamorato. Tu stai dicendo a me che ti sei innamorato di una ragazzina di 15 anni? Non ci posso credere. È mia... Lei è la mia sorella più piccola, lo capisci? Ed è anche la sorella più piccola del tuo migliore amico. Lo so, Federico, lo so. Tu credi che io non ci stia male? Non ho potuto evitarlo. Ho cercato di levarmela dalla testa, ma non ci sono riuscito. È andata così. Questo ti sembra una spiegazione? Alcune persone non riescono a controllare i sentimenti come vorrebbero. Avresti dovuto farlo lo stesso! Io non sono perfetto come te, scusami. Non solo non sei perfetto, ma sai cosa sei? Un essere spregevole. Ti ammazzerei. L'hai vista fare i primi passi a gattoni, con addosso il pannolino. E ora invece tu vorresti... Mi fai schifo, Mattias. Mi fai schifo! Non ti permetterò di insultarmi ancora. Con te non si può parlare. Che cosa intendi fare? Hai combinato un disastro e ora scappi via come un coniglio. Torna qua! Che grande stupidaggine. Questo succede quando si fa qualcosa che non si deve fare. Shh. Sì, shh, shh. Però ci sono cose che non si fanno. Beh, che significa? Per me si può fare tutto quello che si vuole. Anche per lei è così, ma ora fa la moralista e non so perché. Perché non si sente niente? Si saranno uccisi senza fare rumore. Io ucciderò te se non la smetti di dire scemenze. Dalla camera non si sente più niente. Dove saranno? Io vado a cercarli. No, tu resti qui, altrimenti ti uccido. Dobbiamo andare a cercarli. Vediamo dove sono. Andiamo. Sì, andate di sopra. Tanto non li troverete di sicuro. Sono nella stanza dei giochi. Oh,
Non la passerai liscia. Qualcuno avrà un problema. Io gliel'avevo detto a quel ragazzo. Guarda, Mattias, che sei sulla cattiva strada. Nessuno di voi vorrebbe che io parli, ma qui sono l'unica ad avere ragione. Basta ascoltare questa scena sgradevole. Ma l'unica cosa sgradevole si sta limando le unghie. Ha un nome che inizia con D e finisce con Elfina. Delfina? Sì, tu la devi smettere con le allusioni, chiaro? Allora vuole che parli chiaramente? Vuole che parli chiaramente? Posso raccontare un paio di storie che riguardano questa casa? Posso rendere pubbliche un bel po' di cosucce? Vuole che cominci a farlo? No, smettetela, fate qualcosa. Si stanno per uccidere voi, fate salotto. Ci sono cose che in questa casa funzionano così e te ne accorgerai molto presto. Ora la cosa che possiamo fare è aspettare e raccogliere i cadaveri. Beh, lui ha ragione, ma non avete sangue nelle vene. No. Devo impedire che succeda una tragedia. No! Sì! Ho dimostrato di essere un amico fedele, un cagnolino da compagnia. Un cagnolino da compagnia? Tu sei soltanto un cane traditore! Ecco cosa sei, hai morso la mano, chi ti dà da mangiare? Tu non mi dai da mangiare, io mangio grazie al mio lavoro. Il tuo lavoro è il lavoro che ti ho dato io, ingrato. Insieme a tutta la mia amicizia e la mia fiducia. Ora me lo rinfacci, ma che razza di amico sei? Che razza di amico sono? Sono il migliore che hai mai avuto in vita tua. Ragazzi, ragazzi, vi prego, cercate di calmarvi, sì? No! Ok, continuate pure. Fate come volete. Allora, che succede? Sembra che in questo momento non sia possibile aiutare nessuno. No, là dentro c'è un uomo che mi deve ascoltare. Fammi passare. No, 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 no! Infame traditore! Ti avevo chiesto di occupartene! Sei stato tu a dirmi di farlo! E questo che diritto ti ha dato? Perché non la smettete un attimo, per favore? Io avrei bisogno di parlare. Di cosa vuoi parlare? Di come mia sorella ti tradiva con questo infame? Io non sono il ragazzo di Maya. Visto, hai sentito? Hai sentito cosa ti ha detto? Sì, non sono sordo! Tu non sei il suo ragazzo? No, era tutta una montatura per coprire lui e Maya. Era una montatura? Vattene faccia, hai già fatto abbastanza. Allora? Penso di aver fatto una gaffe. Tu sei un idiota, faccia. No, aspetta, sei tu l'idiota, io almeno ci ho provato. Ma perché non te ne ritorni al chiosco invece? Di cosa ti dire? Sono intromettere. Ma Franco, per favore, non litigate anche voi. Ma li senti? Si stanno ammazzando! Io non sento niente. È finita la mia storia con Mattias, è finita! È finita l'amicizia tra Federico e Mattias, è tutto finito, Valentina, non posso crederci! Ancora faccia, quello scemo è ancora là che continua ad aspettarti. Ma a me faccia non interessa, mi interessa Mattias, non lo capisci? Se solo penso che Federico verrà a parlarmi, ho voglia di morire! Basta che fai sì con la testa, fai finta di ascoltarlo, come sempre, no? No, Valentina, tu non capisci, non capisci! Cosa c'è che non va, Maya? Come? Me lo chiedi? Qui non va niente, Valentina! Non te ne rendi conto? Non va Federico, non va Mattias! Federico non si accontenterà di farmi una ramanzina, mi manderà! Non so, mi manderà in collegio oppure mi ammazzerà o invece mi manderà in prigione, ne è capace! In prigione? Valentina, tu devi aiutarmi, per favore! Io? Sì! Va bene, basta! Non sgridarmi, sono tua madre! No, tu non mi sembri mia madre, sembri mia figlia, mamma, sembri una bambina! Pensaci un po', non puoi andare a quel programma televisivo. Ma sì, anche tu hai ragione. Ma io potrei farlo, Certo, guarda che potrei fare quel programma e anche moltissime allora, altre cose. Allora se tu puoi fare delle altre cose, fai delle altre cose. E lascia stare la televisione, andiamo. Ma insomma, cosa ti serve la televisione? Dai, mamma, per favore. Che cosa? Tu sei bravissima in cucina, sì. Sei una straordinaria parrucchiera, sei nel esperta... nel paranormale, e in reiki, e in maquillage da giorno, bene. Maquillage da sera, eccetera. E di piante. Una volta ho fatto anche pattinaggio sul ghiaccio. E 20 anni fa ho studiato anche il tip tap. Bello. Che c'è? Ti secca che faccio di tutto e no, anche bene? No, mi secca solo che non ti renda conto che questo non servirà a niente. L'unica cosa che quelli vogliono è che scorra del sangue in diretta. Che tu e la strega litighiate come cane e gatto, su! Per favore, mamma, dammi retta. Promettimi che non andrai a quel programma. Te lo prometto. Ora guardami negli occhi e promettimelo. Te lo prometto e ti guardo negli occhi. Per favore, non voglio più sentirne parlare. Un vero peccato.
Perché io vengo così bene in televisione. Ti dovrei trafiggere il cuore, infame. E perché non lo fai? Perché voglio spaccarti la faccia è con le mie mani. È quello che voglio anch'io. Ma insomma, che cos'è questo chiasso? È da un pezzo che sento delle grida tremende. Che succede? Non sappiamo se chiamare la polizia o l'ambulanza. Federico e Mattias si stanno ammazzando. Sentite, entriamo tutti. Dovranno smetterla se entriamo tutti. La smetteranno. Sono adulti e devono risolvere i loro problemi da soli. Ma qui non si può dormire. Bisogna fare qualcosa. Io volevo entrare, ma non hanno voluto. Chi è che non ti lascia entrare? Ma che aspettiamo, santo cielo? No, no, forza, no, dobbiamo entrare. Aspetti. Perché non voglio che succeda qualcosa a Mattias. Ah, invece Federico può pure morire, no? Non gli succederà niente. No, amore mio, il tuo Federico non corre pericoli. Stai tranquilla. Voglio romperti il muso! Per l'amor del cielo, Federico, ti prego! Fermatevi! Che c'entro io? Malala, stai bene? Sei sicura? Volete una pomata, qualcosa per il gonfio? Non importa, amico, chi non ha mai preso un pugno? Mi dispiace solo di non aver potuto dare un pugno a uno di voi due. Delfina, per favore, ti prego, forza, portami uno specchio, in fretta! Oh, santo cielo! Mi fa male, spero che non sia così grave. No! Il mio povero occhio, maledizione! Avete rovinato il mio viso, ammirato e adorato da milioni e milioni di telespettatori! Io vi denuncio, vedrete, ve lo giuro! Mamma, per favore, si risolve con un po' di trucco, non essere esagerata. No, quelli mi annulleranno il contratto, voi avete rovinato la mia carriera, io vi denuncerò! E a me hanno rovinato la vita. Che sensibilità. Dammelo. Non so cosa mi fa più male, l'occhio o il fatto che il mio bello sia attratto da quella mocciosa. Faceva una bella coppia insieme a Maya. Sta zitta, stupida, non sai nulla della vita. Sì, mamma. So che mi stai usando e che non mi vuoi più bene. Non hai più bisogno di me per stare in televisione. Esatto, tesoro, non ho più bisogno di te. Perché adesso ho il mio programma con l'aiuto della grassa parrucchiera. Tesoro, Delfina, ti prego, portami in cucina e preparami una camomilla. Io non ce la faccio sì, più. Sì, andiamo, mamma. Devi cercare di vedere il lato positivo. Le cose stanno così ora. Ci stiamo per togliere dai piedi tutti gli elementi negativi. Oh, sì. Te ne rendi conto? Ognuno di quelli di fuori tornerà al suo gruppo. E così comincerà la fine dell'era del piccolo Cardo e anche di tutta la sua banda. È una vera strega, te lo giuro. Io ogni volta ci cado perché sono una scema. Ma tutte le madri sono un po' pazze, non preoccuparti. Credi che sia così? Sì, non ha importanza. Ti fa male, Max? Tanto. Ora voglio sentirvi tutti. Forza, parlate! Lasciali in pace, Federico. Dobbiamo vedercela io e te. Sì, a pugni, come risolve... Chiudi la bocca. Ora mi dice di stare zitta prima ancora che parli. Le ho già detto quello che penso di lei. Sono stata molto chiara, diretta e onesta, quindi tu penso che in fondo... Tu penserai quando ti darò la possibilità di farlo, è chiaro? Ah, sì? Sì! Bene. Tu lo sapevi? Un po' lo sapevo. Un po'. Cosa sapevo? Un po'. Benissimo. E tu? Ti giuro che gli ho detto di dirtelo. Ma cos'è questo? Un complotto? Greta! Vieni immediatamente nella stanza dei giochi! Non gridi che sveglierai i bambini! Vuoi chiudere quella bocca? Io sveglierò chi mi pare. Cosa succede? Qualche problema? Oh, sì, certo che c'è un problema. È molto grave. Eh? Sapevi qualcosa della relazione tra Mattias e Maya? Ultima notizia che avere è che Maya sta in sua camera e Mattia essere qua, lei non vedere. Greta, mi prendi in giro, ti sto parlando di un'altra cosa. La smetta, non vede che Greta vuoi non sa. Vuoi tornare in riga, Florenzia? Mi spiega. Per la prima volta in vita tua hai ragione. Greta non sa niente di tutto questo. Lei è fuori da questa storia. Lei è l'unica persona saggia di questa famiglia. Dankeschön. Get schlafen, Dankeschön. A dormire, con permessa. Greta, chiudi la mia stanza, così Roberta non si sveglia con gli urli di un essere malvagio. Stai molto attenta a come ti rivolgi a me. Cambieranno molte cose in questa casa da questo momento. È finita la libertà per tutti. Per quelli della famiglia e anche per quelli che sono esterni alla famiglia. E con me che cosa farai? Mi leghi a una gamba della scrivania? No. Chiederò le tue dimissioni.
Insomma, cosa succede, Risala Ciocchi, che sembrare processa di Norimberga? Oh, my God! Villa Fritz Walden essere sempre come vulcano pronto a esplodere. Oh, questa floresciente lasciare sempre cose sparse ovunque. Che cosa essere questa? Sicuramente da buttare in spazzatura. In questa piccola camera fare molto freddo. Io devo dire a Floresienta di mettere stufa per scaldare. No, non può essere. Federico è veramente impazzito. Come può chiedere a te di dimetterti? È una pazzia. Non è pazzo, Franco. Ha tutte le ragioni. Era chiaro che l'avrebbe fatto. Con lui mi sono comportato molto male e non gli ho mai detto la verità. Quando ho iniziato a provare qualcosa per Maya, non gliel'ho detto. Ma ora ascoltami un po', Mattias. Ma tu? Tu ami veramente Maya? Dimmelo, ne sei innamorato? Certo che la amo, Franco. Provo un sentimento profondo per lei. Ma era chiaro che ci avrebbe scoperti. Povera Maya, allora starà malissimo. Sì. Ah, aiutami. Deve stare male davvero. Vorrei poter parlare con lei. Tu l'hai vista? Sai dov'è? Deve essere di sopra. Tieni, vado a cercarla. No, aspetta. Ti ho già creato molti problemi. Lascia che risolva io questa faccenda. E come pensi di fare? Se Sally ti vede Federico, impazzisce di nuovo. Perché non resti qua? Lascia fare a me. Vado a dare uno sguardo. Vedo Franco, come stai e ritorno. Non è la mia famiglia. So cosa faccio. Sta tranquillo. Oh! Come va l'occhio? Nero. Come il mio cuore. Ti chiedo scusa, perdonami, perché io non volevo picchiarti, non era per te, era... Quello che non ti posso perdonare è che sei stato attratto da una ragazzina e non da una vera donna, invece, come me. Tu sei troppo uomo per lei. Pensaci. È meglio che vada. Che stupido! Federico, tra un po' di tempo te ne pentirai. È una pazzia. Come puoi licenziarlo? Mattia, sei il tuo amico d'infanzia. Proprio perché è il mio amico d'infanzia, non posso perdonarlo. Ma tu forse pensi di essere perfetto? Non hai mai avuto un amore proibito? Franco, io non ho mai avuto... No, non faccio certe cose. Non mi devi mentire, perché io so benissimo quello che provi per quella ragazza. Sai bene di chi parlo. Senti, abbassa quel dito. E cerca di ricordarti di quello che ho detto prima nella stanza dei giochi. Non voglio che mi manchiate più di rispetto. Mi tratterete educatamente come mi tratta Greta, ok? Ah, una volta per tutta basare quel megafono. Che se vuoi continuare a gridare così forte e svegliare anche uccellini. Ma come ti tratta bene, Greta? Maya, aprimi la porta, per favore. Maya, dai. Aprimi la porta! No, neanche dare colpi a porta, se no finire che buttare giù! Vuoi stare zitta anche tu? Oh, beh, se volere che Greta dire zia tutto e non accettare consigli e opinioni sinceri, meglio che Greta andare a dormire. Basta, smettila, non ti rendi conto che non ti vuole aprire? Se continui così non ti parlerà più nessuno, neanche la tua fidanzata, quella ufficiale, non l'altra. Va bene, Maya. Puoi non parlarmi oggi, ma mi dovrai parlare domani, è chiaro? Mocciosa. Ho già tolto le mie cose dallo studio, devo solo firmare dei documenti. Firmali domani, ora voglio andare a dormire. Posso restare a firmarli in salotto, vai a letto. Non chiuderò occhio finché non avrai lasciato questa casa, chiaro? Che c'è, Federico? Hai paura che sequestri Maya? Mi conosci così poco? Sì, evidentemente sì. Ti conoscevo molto poco. A domani. Beh, sarei contenta dopo quello che è successo fra Mattias e Maya. No, perché contenta? Beh, perché ora hai via libera con lui. E dopo quello che è successo non avranno il coraggio di rivedersi. No, Clara, non sono affatto contenta. Ci sto male. Maya è una brava ragazza e mi fa pena. E poi ti giuro, avere quel fratello è insopportabile. Federico, non posso vederlo. Se lo merita, dopo tutto quello che ti ha fatto, no?
continuava a dirti che non c'era niente tra lei e Mattia, se invece c'era di tutto, Nata. Per questo ora devi approfittarne e riconquistarlo. No, non dire scemenze, Clara, no. Andiamo a bere qualcosa. Ragazzi, allora andiamo a giocare? Ok, sì. No, no, perché Thomas e io dobbiamo fare una ricerca per la scuola, sai? Sì. Io lo devo aiutare. Ma non fate i secchioni, siamo in vacanza, dai, andiamo a giocare. No, è una ricerca molto difficile e dobbiamo farla. Eh già, non riesco a credere che siete così studiosi. Ragazzi, andiamo a giocare, ma quale scuola? No, no, perché non siamo cristiani come te. Ah, sì, bene, ripeti quello che hai detto, ti spacco il bicchiere in testa, allora, polpetta. Ma stai zitta, da che petto. Mi dici di? Non mi dici la mia faccia. Cosa dovete fare? Io, Asi, buttare questa porcheria in spazzatura. Ma che cosa succede? Perché litigare, bambini? Sempre stessa storia. Ecco, il fatto è che questa piccoletta pensa. Ci sarà che... tua nonna. Vedi, questa piccoletta pensa che per noi non ci siano regole. Invece le regole bisogna rispettarle, non è vero, Greta? Regole, aver detto? Nein! Nein, dovere rispettare regole. Cosa? Piccola Roberta, lei ha fere ragione. No, no. Vacanza è essere solo per giocare e non fare compita di scuola. Che? Adesso vuoi seguire Greta e vuoi divertire molto moltissimo. Venire. Spero che dopo avermi fatto dormire in questo pollaio mi offrirai una super colazione. Ma solo questo riesci a pensare? Io voglio che non ci veda nessuno. Dai, andiamo, dai. La sciarpa, vado a prenderla. Nata, è molto presto, non verrà nessuno a fare i compiti a quest'ora, dai. Clara, ora sono la tua socia e se vogliamo guadagnare dei soldi dobbiamo lavorare. Perché Maya sta uscendo dal capannone? Non ne ho idea, ma che ti importa? Certo che mi importa. No, Florencia, tu sei qui per controllare e prenderti cura dei ragazzi e non per coprire i guai che combinano. Se spera che spifferi quello che fanno i suoi fratelli, si sbaglia, non lo farò. Tu qui fai quello che ti dico. E se non ti piace... Se no, che cosa? Chiederà anche a me le dimissioni? Non provocarmi. Non dirmelo due volte. Oh, e se lo dico due volte? Mi licenzia, ma lei che cosa vuole? Vuole vedere i suoi fratelli con la testa bassa, tristi e senza gioia di vivere? Allora perché non va a vivere a Cinque? Quello che io voglio è solo una famiglia normale, una famiglia dignitosa e ben educata, dove tutte le cose si dicono in faccia e non alle spalle come si è fatto finora. Se non le piace che facciano delle cose alle sue spalle, chieda alla sua fidanzata. Che cosa le nasconde? Che cosa intendi dire? Chieda e lo saprà. No. Tu mi devi dire cosa succede con Delfine. Florencia, cosa succede con Delfine? Avanti, parla! Cosa mi nasconde Delfine secondo te? Beh, ecco, niente, che lei... Anche lei ha delle cose che... E anche lei cosa? Sì, anche lei sapeva di Maya e Mattias. Delfina lo sapeva. Signore e signori, adesso ecco a voi, direttamente da Miami, lo show di Titina. No, no, io non posso farlo, no. Non posso certo rovinarmi la vita solo per un programma televisivo. Devo cercare di evitare di creare qualunque problema a mio figlio Bata. E inoltre non voglio avere alcun problema con quella strega di Malala. Oh, ciao, cara. È arrivata la vecchia strega. Oh, Malala, ma che bello quell'occhio viola. Sai, mi piace moltissimo il colore dell'ombretto. Fatti anche l'altro occhio uguale. Un incidente causato da una controversia col futuro genero. Ah,
il genero inizia a conoscerti. Mia cara Titina, non sono venuta qui per litigare, ma per parlare del nostro futuro programma. Non c'è un futuro programma. Non ho intenzione di fare quel programma. Io voglio solo che tu te ne vada. Mia cara Titina, tesoro, tu sai benissimo che in questo programma hanno bisogno di entrambe, in quanto io da sola non sono in grado di fare assolutamente niente. E quindi ti chiedo per favore e cortesemente di non rovinarmi la carriera, è chiaro? Titina cara? Questo no buono, no questo via, via. Questo essere bello, vedi? Che cosa cerchi, mamma? Non essere sua madre strega cattiva, Fräulein. Che cosa stai facendo? Come osi gettare i miei vestiti per terra? Che cosa ti ha preso? Si può sapere cosa cerchi? Greta, che cosa stai cercando? Cosa cercare? Mi cercare qualcosa di bello da mettere. Perché io ci avere il resto di giorno libero e voler essere sexy come lei. Io ti proibisco di rimettere le tue manacce sulle mie cose. E ora fuori di qui! Lei a me non potere proibire niente. Se essere qualche problema, io parlare con Herr Federica che pagare tutti i tuoi stracci. Tu vuoi proprio che io ti faccia licenziare, bruttata desca maleducata? Non ti permetto di fare a pezzi le regole! Sono stata chiara! Regole esistere solamente per poter fare a pezzi, capire? Proprio come me fare a pezzi sua brutta faccia stregona se continuare a gridare! Me prendere questo! E questo! E questo! E se io avere voglia di restituire, io riportare auf Wiedersehen! La 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 la. Io te l'ho già detto, Malala. Non riuscirai a convincermi. Non mi importa un bel niente della televisione. L'unica cosa importante per me è il mio caro figlio Bata. Oh, Bata, sempre con Bata. Titina cara, non ti rendi conto di quanto sia importante per me fare quel programma? E adesso la nostra cara Malala Santijan cercherà di convincere la sua acerrima nemica Titina Ramos a lavorare in televisione. Ecco, mia cara Titina del mio cuore, io farei una cosetta così. Mamma, vieni via! Stai facendo una figuraccia! Che fai? Cosa fai? È andata benissimo! Oh, Titina, vita mia, non andartene, ti prego! Hai capito? Questo programma può cambiare le nostre vite. Titina, per favore. Io ti conosco benissimo, dai. Tu adori i riflettori. E pagheresti per apparire in TV o no? Non posso ammettere che non mi dispiace apparire in TV. Hai visto, Shock? Hai visto? Allora fallo, andiamo. Non farti supplicare, fallo. Nella vita bisogna realizzarsi e non perdere le occasioni migliori per noi. Sì, è vero, è vero. Mamma, che ci fa qui questa donna? Ecco, questa donna mi stava tentando, sai. Lei non fa altro che tentarmi perché noi due si vada insieme in televisione. Ed è anche molto insistente. L'unica cosa che vuole è convincermi. Amore mio, devi prendere dei provvedimenti con Greta. Mi ha insultata, aggredita e rubato dei vestiti. Delfina, questo è impossibile. Greta è assolutamente l'unica persona normale e sensata che vive in questa casa e di cui possa fidarmi. Cosa intendi dire con questo? Che io non sono una persona affidabile? Evidentemente no. Ho appena saputo che eri a conoscenza di cosa c'era tra Maya e quel degenerato di Mattias. Chi te l'ha detto? Non importa chi me l'abbia detto. L'unica cosa che voglio è che mi spieghi come sia possibile che chi mi dice di voler passare con me il resto della sua vita mi nasconde delle cose. Cosa dovevo fare? Ho fatto tutto il possibile. Ho parlato con Mattias e gli ho detto che doveva lasciare Maya. Se no te l'avrei riferito. Lui ha detto che sarebbe venuto a parlarti. Ma lui non è venuto a parlarmi. E io che colpa ne ho se non te ne ha parlato? Cos'altro avrei dovuto fare, Federico? Io non volevo trovarmi tra voi due. Cos'altro potevo fare? Ho provato a convincerlo. Trovo che sia orribile quello che ha fatto con tua sorella. Ma lui è il tuo amico d'infanzia. Io non mi sono voluta immischiare.
Il mio amico d'infanzia. Va bene, era il tuo amico d'infanzia. E sì, lo era, è giusto, perché ha davvero esagerato, non ci si comporta così. A me dispiace moltissimo, ma ho fatto tutto il possibile. Sono venuto per firmare quei documenti. Ecco, io ho alcune cose da fare. Ecco i documenti. Firmali. Io vado a parlare con Maya. Maya, pensa bene a quello che fai. Sei sì, ci ho pensato. Pazza. Mi accompagni o no? Allora ti compro il biglietto. Ok, va bene, va bene. Sta partendo. Ok, mancano 2 ore. Andiamo a bere qualcosa intanto? Beh, avresti potuto scegliere un posto più fashion, che ne so, Miami. Dai, Marchiquita. Va a Marchiquita. Com'è possibile? Dov'è finito il mio amuleto rompiregole? Non c'è niente da fare. Maya non apre la porta né a Federico, né a me, né a nessuno. È pazza. Poverina, io al suo posto avrei fatto la stessa cosa. Deve essere molto spaventata, lo sai? Donna, che cuoca Antonio a non sposare. Eh? Non meritar di chiamarsi donna. Greta, che cosa ti prende? Me non sapere, veramente, mi avere in petto grande agitazione, avere energia di mio cuore, che cercare di uscire fuori, io sentire di avere un momento di pazzia e così dire, fare tutto quello che mi pare. Voi cosa dire, eh? Essere sbagliato? No, è giustissimo, Greta. È bello fare quello che ci pare. Specie se sei più felice di un ciccione a cui si è rotta la bilancia. È fantastico. Yeah, ma per essere felice, proprio felice, avere bisogno di chiedere un favore. Lo so, vuoi che mi lavori un po', Antonio? Lasciamelo e dopo 5 minuti te lo restituisco capo. Un vassoio d'argento. No, grazie mille, mi ridurre da sola, capo Antonio. Ma sì. Brava, Greta. Ma in quello che mi avere bisogno, essere che direi a orecchio. Ah sì, scusa, scusa. Per favore, via. Mi sempre sognare avere scarpe colorate. Oh, essere stupende, grazie. Grazie, florisciente. Di niente, Greta, usale bene perché con queste potrai volare lontanissimo. Io volare ed io amare te, amare te. Ma non la trovi un po' strana oggi? Eh sì, ma d'altra parte forse si è resa conto che la vita passa. Ma dove ho messo il mio amuleto rompiregole? Non riesco a capire. Io non so se tu mi senti o no. La sola cosa che so è che non so con chi parlare. E allora ti domando, forse tu potresti chiedere agli angioletti di aiutarmi, nonnina cara? Perché a me piace tantissimo quel capellone magrolino. Ma Bata mi piace ancora di più. Il fatto è che io e Bata litighiamo tutto il giorno e... E inoltre lui a mia madre non piace perché è il figlio di Titina ed è spiantato. Io non so che cosa fare. Tu fai la tua vita e non dare retta a nessuno. Sì, lo so che dovrei. Chi ha parlato? Papà? Papà, sei tu? Maya! Apri questa porta, forza! Non esce. Sì, e non mi risponde neanche. E non ti risponderà mai. Quando si arrabbia non cede neanche sotto tortura. Scoprirà che io sono più ostinato di lei. Con le buone o con le cattive aprirà la porta. Tu continua ad insistere. Prendo una copia della chiave. Maya, Maya, ti prego. Più tempo passerai là dentro, peggio sarà. Federico si arrabbierà sempre di più. Dai, è ancora là dentro? Oh, sì, no. Tua sorella è Maya, proprio... andiamo. Aspetta, aspetta, apri. Lasciami a me che la convinco. Maya... Tesoro, tu lo sai chi sono? Sì, sono io, Flor. Senti un po', perché non esci così? Parliamo così, puoi sfogarti un po' con me. Quell'orco di tuo fratello è andato via. Maya, sono preoccupata. Federico è andato a prendere una copia della chiave e aprirà la porta. No, non possiamo aspettare, buttiamo giù la porta. Ma tu non puoi buttare giù la porta, Flor. Sì, non ce la farai. Butto giù io, la butti giù tu. Forza, dai, cosa? Franco, tu puoi dai. No, 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 dai, tu puoi farcela, pronti? Forza. Pronto. E uno... E due? Non è possibile. Al mio tre? Che c'è? E tre! Franco, stai bene? È pazzesco, mancano dei soldi. Maya? Maya? Non c'è. Li hanno rubati. È scappata. Ai! Io gliel'avevo detto, queste cose non si possono nascondere e poi va a finire così. Se vuoi parlare, di qualcosa di utile, non gliel'avevo detto.
Non riesco a credere che mia sorella sia diventata una ladra. No, ma che cosa dice? Andiamo, non è una ladra, la prego. Florence ha ragione, Federico. E poi, in ogni caso, ha preso dei soldi che le appartengono. Non ha l'età per gestire quei soldi. E neanche per altre cose. Vado a cercarla. E dove? Abbiamo controllato tutta la casa, in camera, in bagno, in cucina. Non è da nessuna parte. Federico, se tu non avessi dato in escandescenze, beh, magari... chissà. Magari cosa? Ora è colpa mia? Mattias non ha niente a che fare con tutto questo. Io sono innamorato di tua sorella. Non mi ci fare pensare. Chiamo la polizia. No, no, non credo che sia una buona idea. E cosa dovrei fare? Dovrei stare seduto qui a preoccuparmi e a pensare a tutti i pericoli che sta correndo. Vado a cercarla. Tu resta qua! Chiamo la polizia. Oh, ma in che modo devo dirtelo? Smettila di tentare mia madre con la storia della televisione. Sarà una pazzia per te che sei un mediocre, un anonimo in eterno. Vuoi che ti faccia diventare viola anche l'altro occhio? Va bene, va devi bene, ascoltarmi, allora basta, ma... andiamo, smettila, mamma, ti prego. Ho promesso di chiudere il discorso sulla televisione. Viene questa qua, ricomincia e poi non dice niente. Questa qua ha un nome carino. Io non ho detto assolutamente niente. Ma perché perdo tempo a parlare con un energumeno prepotente e una vigliacca che ha il successo tra le mani e non è in grado di afferrarlo? Aspetta. Che fai? Con mia grande sorpresa devo ammettere... Cosa? Questa strega ha appena detto una grande verità. No! Dico sempre no. Grandi verità. Guarda, questa ti fa il lavaggio del cervello, mamma. No, non mi faccio lavare niente da nessuno. Sono io quella che lava la testa alle mie clienti perché sono una parrucchiera. E questa è una grande opportunità. Certo! E io non ho intenzione di perdere questa grandissima opportunità. Guardala, perciò, guardala. Figlio, tu devi lasciarmi fare, non tarparmi! No, brava, Titina, brava! Johnny... Wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst die ganze Nacht. Papa, 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 Papa Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir nachmittags um 3:30. Oh! Mi scusi, Greta, lei mi ha mandato a Antoine, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst die ganze Nacht. Io sognare tanto te. Ach, vieni tu conmigo nachmittags, ora, già. Mio amore, lo chef. Cosa pensare, Anthony? No, 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 lei si sbaglia. Io sono Antonio e non sono uno chef, sono un cuoco, un cuoco. Ah, non essere così modesto. Pitte, dare e bacio. Greta, perché non c'è il formaggio scremato? Ti lascio sole. Ma che cosa fai? Vuoi darmi un bacio? Ma insomma, che cosa ti prende? Sei impazzita! Ti faccio internare! Antonio, non importare. Perdere solo battaglio, non guerra. Ma che brutto carattere che hai! Vattene, vattene, bata! Vedrai che tornerai quando tua madre sarà piena di soldi, famosa, importante, una grande stella come me. Beh, non tanto quanto me. Titina, hai fatto molto bene. Con i figli bisogna avere il pugno di ferro. Tu credi? Ma certo. Mi ha fatto tanta pena il mio bambino. Perché? Dai, raccontami. Dunque, hai parlato col produttore? Sì. Che ha detto? Sta venendo qua. Davvero? Sì, guarda come sei conciata, fai schifo. E tu? Ti sei vista? Sono divina. Sei penosa. Davvero? Dammi una sistemata allora. Ci penso io. Che succede? Maya è pazza. Sì, va bene, ma cosa è successo a Maya? Ha comprato dei biglietti per scappare, adesso forse è in viaggio. Con chi? Con Valentina. Lasciale fare, che ti importa? Ma com'è che mi importa? Se io fossi al posto di Maya, vorrei che un'amica mi desse una mano. Sì, un'amica, sì, nata. Ma aiuteresti una che ti ha rubato il ragazzo come ha fatto lei? Sai, io ci ho pensato bene. Maya mi ha rubato Mattias o a Mattias io non interessavo. E se così, io non l'ho mai avuto e lei non me l'ha mai rubato. Ho fatto tutto da sola. Non lo so, mi confondi, non pensarci non importa. Pepita! In Germania ci sono fantasmi. Se lo desideri, li trovi ovunque. No, io non lo desidero. Ti ho chiesto se ci sono fantasmi veri, di quelli che compaiono e ti spaventano. Quella donna è completamente impazzita. È una cosa davvero impossibile. Sì. Sai una cosa? Cosa? In camera della nonna c'è un fantasma. Sofia! Sì? La sai una cosa? Cosa? In questo salotto c'è una storia. Dov'è? Ah, non so dove sia. Hai visto Federico, Pepita?
No, ma è completamente fuori di testa. Meglio stargli lontano. Federico? Io non ti parlerei di fantasmi se non fosse vero. Lo capisci? Sì, perfettamente. No tengo nada, y tengo todo. Soy rico y bello y pobre, pobre loro. Fantasmi a parte, in questa casa sono tutti andati. Sì, sì, capisco, sì, sì. Va bene, richiamerò. Grazie, è stato molto... Grazie, grazie. No, era meglio evitare la polizia. Federico, ascoltami, no. Devi prendere dei provvedimenti con Greta. Sono già abbastanza preoccupato per Maya, ti prego. Quello basta. Che devo dirti ho è molto basta. Importante, no, Greta adesso. Sta male. Aspetta, aspetta, che cos'è tutta questa confusione là fuori? Te chiaro che Greta, per favore, che cos'è questa storia? Che succede? Non fetere, noi cantare, parlare, essere festa. Stai infrangendo le poche regole che restano in questa casa. Io volere distruggere regole. Non volere mai più regole in tutta mia vita. Niente regole. Te l'avevo detto, ma non mi hai voluto ascoltare. Quella donna è completamente impazzita. Federico. Greta, vieni con me, andiamo di sopra. Sì, portala via, abbiamo già abbastanza problemi per doverci occupare anche di un attacco di pazzia. Perché? Dovrei stare tranquillo, Herr Freezer. Non devi chiamarmi così. Ma essere bellissimo nome, vero, Floriscienta? Sì, certo, bello. L'hai quanto insegnato. Lo spettacolo che stai dando. Vieni, forza, andiamo di sopra. Floriscienta, insegnare anche cantare. È fuori di testa. No, aspetta, lasciala parlare. Come sarebbe che ha imparato da Florenza? Forse non ha mai cantato. Io non canto neanche in bagno, no, mai. Come? Basta con pucce, Floriscienta, basta con incanni. Greta, ma che dici, dai? Nein, essere finita, dover dire verità una volta per tutte. Silenzien! Silenzien, nein! Io imparare da Floriscienta perché lei essere cantante di banda musicale. Come? Come? Pogito, kikiriki. Tagito, kikiriki. Pogito, kikiriki. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina. Sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará. Y él arrastrando